Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Questa sera parleremo di neuroauricoloterapia e per farlo siamo in collegamento da Cagliari con il dottor Giovanni Sulis. Buonasera dottore e benvenuto. Buondì. Dottor Sulis, che cos'è la neuroauricoloterapia? Allora, la neuroauricoloterapia è una vera neuroscienza che affonda le sue radici moltissimo tempo fa, addirittura ne parlava Ippocrate. Il quadro che vediamo qua è il quadro di Hieronymus Bosch, il giardino delle delizie, dove noi vediamo appunto un orecchio che viene punto da un omino, però diventa scienza con gli studi di professor Noget. Noget praticamente aveva visto che nel suo ambulatorio arrivavano delle persone con una causticazione dell'orecchio che risolvevano una sciatica terribile. Insomma, decise di indagare su chi faceva questo tipo di operazione e creò un gruppo di studiosi, di neurofisiologi, di neurologi, e si riuscì ad arrivare, la foto numero 2, all'idea del feto rovesciato. Il feto rovesciato, cioè nell'orecchio, noi abbiamo che si creano delle mappe. Queste mappe sono assimilabili, diciamo, a un feto rovesciato con la parte della testa in corrispondenza dell'obulo e la parte in alto con le gambe, i piedi, viscere e così via. E diventa ancora più scienza grazie agli studi del mio maestro, il professor Halimi, foto numero 3, che dimostra la corrispondenza perfetta tra la stimolazione sensitiva del pollice e la stimolazione all'orecchio del punto del pollice. Cioè noi dovremmo immaginare, siccome il nostro cervello lavora come un navigatore satellitare, che alla stimolazione di un punto qualsiasi del nostro corpo si accenda l'aria corrispondente. Quindi se io tocco il pollice, si accende il pollice a livello della corteccia, se tocco il gomito, così via. Quindi dovrei immaginare che se tocco l'orecchio si accende l'orecchio. Invece no, se io vado a mettere un punto in corrispondenza del pollice, perché è un'ampia rappresentazione, si accende il pollice. Quindi cosa viene a succedere? Succede che questa è la dimostrazione scientifica della neuroauricoloterapia, di cui oggi noi sappiamo che è una neuroscienza, una vera e propria neurofisiologia applicata, da non confondere con l'agopuntura. E noi sappiamo che sono dei geni che pilotano questa formazione delle mappe, che si verifica anche in tutti i mammiferi, e quindi noi abbiamo che nell'orecchio si vengono a formare queste mappe, direi di mandare l'homunculus. Sì, questa è la mappa accettata dall'OMS, costruita dal professor Halimi. Noi vediamo appunto delle mappe sensitive, in questo caso la successiva, la mappa motoria, che corrisponde, e poi la successiva ancora, che corrispondono all'homunculus di Penfield. Cioè noi sappiamo che a livello del nostro cervello, nella corteccia, abbiamo una rappresentazione. Il cervello ci vede in questo modo, con una mano molto grande, le labbra molto grandi, la lingua molto grande, e la stessa situazione l'abbiamo a livello dell'orecchio. Quindi nell'orecchio c'è una via proprio cablata che arriva e si viene a formare la stessa mappa che si viene a formare a livello delle altre strutture, compresa appunto la corteccia. Nella struttura successiva noi vediamo infatti come l'informazione sia sensitiva, sale dalla periferia, arriva al tronco, man mano che noi saliamo si forma sempre di più la mappa, partendo dalle aree lombari fino al tronco. Il trigemino, che è il principale nervo sensitivo del nostro della, che innerva appunto il viso, trasporta le informazioni del viso, e quindi alla fine si forma la mappa completa sia a livello dell'orecchio sia a livello della corteccia. Quindi noi possiamo utilizzare questa tastiera per dare delle informazioni al cervello, per dare degli ordini. Quindi cosa succede? Lo scopo del nostro cervello è quello di mantenere l'equilibrio di tutto. E quindi quando noi mandiamo una richiesta, però la richiesta che deve essere di tipo neurofisiologico, cioè sulla base di quelle che è la diagnosi, quindi questo comporta che una diagnosi deve essere precisa, quindi è una disciplina medica, e sulla base anche delle leggi della neurofisiologia, il cervello cerca di ritornare nelle sue memorie alla situazione precedente il problema. Questo
Quindi, a seconda che noi abbiamo una patologia recente o più antica, c'è necessità di diversi richiami. E quello che noi otteniamo è un ritorno per quanto possibile alle condizioni di partenza. Questo non inficia assolutamente le altre terapie, anzi le potenzia. È come se noi costringessimo il cervello a prendere, diciamo, il dossier in mano e a ritornare per quanto possibile alle condizioni di normalità. Quindi questo ci comporta che, essendo come una tastiera, come un pianoforte, noi possiamo suonare tutto, possiamo suonare di tutto, quindi possiamo intervenire su patologie del dolore, nella terapia per smettere di fumare, nelle forme ansiogene, su un viscere, quello che vogliamo, perché con un pianoforte si può suonare di tutto, dal jazz al classico al pop e così via. E questo comporta quindi una grandissima possibilità di utilizzazione della metodica senza praticamente effetti collaterali, cioè in pratica è come se noi mandassimo una mail che deve essere giusta, il cervello la recepisce se la nostra mail è una mail esatta e non ci sono errori, se no torna indietro e non succede niente. Bisogna avere soltanto qualche piccolo accorgimento, cioè ci sono dei punti che non si possono usare. Per esempio, non so, in gravidanza non puoi usare dei punti che possono accelerare il parto, quindi non li usi. Ci sono dei punti che non usi nei pazienti tumorali perché accelerano le sintesi proteiche, quindi bisogna ovviamente fare prima un'anamnesi importante per vedere le cose, ma per il resto di effetti collaterali non ce ne sono. È una cosa assolutamente fisiologica, non dolorosa, con risultati a volte veramente straordinari. E io, ovviamente, come otolaringo iatra, ho a che fare maggiormente soprattutto con questo tipo di patologie, quindi patologie dell'equilibrio. Anzi, la mia tesi, per esempio, è stata fatta a Parigi utilizzando l'auricoloterapia in un caso di sindrome di Churg-Strauss, dove io ho utilizzato la citologia nasale, essendo anche citologo nasale, per seguire il follow-up in questa paziente che aveva una poliposi massiva, asma bronchiale molto grave, e ipereosinofilia e aumento degli eosinofili nasali. E io ho potuto verificare con l'attacco e con la citologia come l'auricoloterapia abbia determinato veramente una rivoluzione in questa paziente. E occupandomi anche di voce cantata, con un collega, con un mio carissimo amico, che è un foniatra artistico molto molto quotato, il dottor Bucciardo, abbiamo scritto proprio un testo che si chiama Neuroauricoloterapia in medicina della voce, che è un testo, diciamo, soprattutto per chi si occupa di voce, cantanti, foniatri e così via. E ho messo a punto successivamente alcune strategie che si possono mettere in evidenza nella diapositiva successiva, dove noi vediamo appunto, questo chiaramente è un orecchio di silicone, vediamo appunto dei punti ben precisi che vengono utilizzati nelle laringiti acute. Perché noi con questa metodica possiamo andare a dire al cervello di fare delle cose precise, per esempio il punto in celeste è il punto del corticosorrene, cioè facciamo produrre del cortisolo al nostro organismo. Possiamo agire col punto in verde, che invece è il ganglio simpatico di C3, possiamo interferire nell'attivare il sistema simpatico e quindi magari migliorare la vascolarizzazione della regione. E possiamo interferire con gli altri punti che sono dietro, che si vedono nella diapositiva successiva, che sono dei punti corrispondenti a dei nervi cranici. Uno è il punto rosso, che sarebbe il vagomotore, che è il nervo ricorrente, e quindi, cioè che innerva, voglio dire, le corde vocali, e quindi nella motilità della corda vocale, e l'altro l'orsofaringeo che innerva il faringe e quindi partecipa nella voce. Quindi con questi punti possiamo praticamente accelerare anche senza farmaci o insieme ai farmaci e insieme ovviamente alla logopedica, eccetera, la guarigione di una, in questo caso, di una laringite. Diciamo, il nostro pianoforte noi lo possiamo utilizzare come vogliamo, dove vogliamo, senza alcun problema. Ed è una neuroscienza perché, a differenza dell'agopuntura, non si parla di meridiani, ma si parla di mappe, che sono state
dimostrate con l'homunculus di Penfield, che è assolutamente oggi assodato a tutti. Quindi è una disciplina accettata dall'OMS. Quindi, dottor Sulis, la neuroauricoloterapia ha basi assolutamente scientifiche. È interessante, appunto, come ci ha detto lei, che l'orecchio è come una tastiera che è direttamente collegata col nostro cervello. Veramente interessante. Esatto, è proprio una tastiera collegata. Diciamo, ci sono tante mappe che noi possiamo trovare, che vengono chiamate anche somatotopie a vari livelli, a livello cranico, a livello dell'addome, però diciamo questa è l'unica mappa cablata, cioè l'unica mappa trasportata da cavi che sono poi i nervi di cui noi possiamo proprio seguire il loro percorso. E che praticamente portano l'informazione lì, cioè il punto che noi troviamo a livello dell'orecchio in realtà è un punto virtuale, diventa abitato e noi lo possiamo vedere o con un palper che è uno strumento che ha una pressione precisa, 100-150 mg, oppure valutando la resistenza elettrica cutanea, diventa abitato quando il segnale che arriva dalla periferia si altera, quando il potenziale si altera. Faccio un esempio, io ovviamente stavamo parlando del punto del pollice. Il pollice è spento quando non c'è niente, cioè se io vado a fare una risonanza magnetica funzionale e vado a vedere il pollice è spento se io non lo stimolo. Lo stesso vale per l'orecchio, ma supponiamo che io subisca un trauma al pollice. Ecco, se io vado a vedere in risonanza magnetica funzionale, vedrò che il punto del pollice, proprio perché è doloroso, si accende e allo stesso livello lo trovo acceso a livello dell'orecchio. Quindi diventa una metodica non solo, diciamo, di tipo terapeutico, ma anche diagnostico. Faccio un esempio, io come otorrinolaringoiatra, che mi occupo anche abbastanza di voce, molto spesso si parla, che so, di reflusso, no? Ecco, noi possiamo andare a vedere nell'orecchio se il punto che corrisponde all'esofago, che corrisponde allo stomaco, al cardias, sono accesi o meno, perché se sono dolenti vuol dire che c'è un problema. E noi lo possiamo vedere in tanti modi, sia con una laringotroposcopia, sia con un esame gastroscopico, esofagoscopico, manometrico e così via, sia semplicemente andandolo a vedere, vediamo che accedo e si spegne quando non c'è più il problema. Dottor Sulis, io la ringrazio per averci parlato di un argomento così interessante e grazie per essere stato con noi oggi. Grazie a voi. E grazie per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.